guarda, con tutti i cazzo di colpi mi hai preso. Fammi giocare con quello. Ma perché mi devi rompere il cazzo? Lo vedete questo? Questo gioco non può essere competitivo. Come cazzo fai a fare? Guarda dove cazzo si rimette! Raga! Io devo giocare a sto schifo? Sto fightando con quello e gioco contro sto schifo che mi ammazza? Perché è messo qui? Fermo da 4 anni. Ora lo voglio, osserviamo cosa cazzo fa questo. Lo voglio proprio osservare. Perché guarda, può essere che è così che bisogna giocare. Sto sbagliando io. Osserviamo. Vediamo cosa fa. Lo vediamo insieme. Lo commentiamo. Vediamo come si gioca competitivo in questo gioco. Come si arriva alla finale a vincere in questo gioco. Spero non vi stiate annoiando a guardare questo, perché questo è il lato competitivo di questo gioco, quindi capiamo. Allora, lui vede quella persona, giusto? Lui è ancora dentro al cespuglio. Vediamo che... Non si vuole sporgere più di tanto, perché comunque quello lo potrebbe vedere giustamente. E questo è il lato competitivo. Si sta muovendo. Questo non me l'aspettavo. Lui si sta muovendo. Quello l'ha capito, perché giustamente non... Cioè, è da molto che non si vede una persona camminare in questo gioco. Sono tutti mezzo ai cespugli e mezzo agli alberi. Vediamo se ce la fa. Lui ha cambiato cespuglio. Questa è una situazione da competitivo. Comunque, cambiare il proprio spot. Perché giustamente, se tu spari ad uno, devi per forza cambiare spot, perché quello già ti vede. Cioè, quindi già è una cosa competitiva questa, che io non faccio. Lui ha ragione. Sta osservando, non spara, perché sa che se spara è missa, so cazzi suoi, quindi non spara. Ritorna nel suo cespuglio, bello tranquillo. Perché ne mancano 3, sono lui. Quello che stavo fettando io, che non gli ha sparato, è quello là. Si sta osservando intorno per capire dove sono gli altri, giustamente perché quello è sopra di lui, però l'altra è scomparsa dal suo raggio visivo. Quello sta rompendo una scala. Stanno fightando, ok. Lui ora ha capito, oppure spero abbia capito, che se sono 3 e 2 se ne so, e 2 sono sopra, uno è morto, rimane lui contro quello sopra. Vediamo. Osserviamo, osserviamo. Mi sembra un po' spaesato, ragazzi. Ok, lui ha visto ora che quello si è buildato. Quindi lui, non sapendo fare una scala, giustamente, cerca altri cespugli, comunque più alti, perché sa che prendere l'high ground è sempre la cosa migliore in questo gioco. Quindi lui ha trovato un'altra scala. E già qua è un lato competitivo del gioco, esplorare e scoprire nuove scale. Fin qua io non lo faccio, io buildo, io stupido buildo. Lui, bravo. Osserva la situazione. Vede che quello ha creato un Pikachu, il portaforte. E qui lui capisce che non può fare niente. E giustamente non spara, perché è bravo, è molto bravo. Il fast building è mainstream. No, 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 il fast building non serve più a un cazzo in questo gioco. Loro lo stanno rendendo gioco per bambini di 5 anni. Che metterli dentro un cazzo di cespuglio e camperare 4 anni finché uno fast build a merda contro un altro e lo chielli con un cazzo di colpo. Questo non è il lato competitivo. Il lato competitivo è stare qui in mezzo alla scala guardando le foglie muoversi, e quindi vedere l'ondulazione, l'ondulamento, come volete chiamare voi, delle onde sonore delle foglie. Qui lui si sta divertendo un casino e noi ci stiamo divertendo altrettanto a guardarlo, quindi è pure un aspetto competitivo. Cioè, può darsi pure che lui è senza materiali, ragazzi, e sta adottando questa tecnica da criceto morto. Ora lui ha cercato di sparare qua, io non l'avrei fatto. Io mi sarei stato... Ah, perché lui è fuori aria. Io me ne sarei tornato nel mio cespuglio a camperare. Peccato, ha perso. Davvero un peccato. Ora, ragazzi, noi adotteremo la tattica del nostro amico. Non ci credete? Noi ora adotteremo la tattica del nostro amico competitivo. Vediamo come giocare competitivo.
Ok, signori. Andiamo a muoverci nella mappa, passo dopo passo, tra cespugli e cespugli. Prendiamo un'arma, cerchiamo di prendere un'arma senza killare nessuno, perché comunque bisogna capirlo. E cercheremo di muoverci tra cespugli e cespugli ed arrivare in prima posizione. Proviamo. Non fast build, neanche per il cazzo, non funziona. Il fast building non esiste, ragazzi. Un posto isolato in mezzo a nulla, là, là. Quella cassetta in mezzo al cazzo lì in fondo, che non ci scenderà mai nessuno. Andiamo. Perché comunque ci sono cespugli e cespugli. Ci sono cespugli più cespugliosi dove uno non si vede, e altri cespugli dove ti fanno sgamare. Voi mi dovete dire in quali cespugli andare, giustamente. E ora, guardando quella persona, io e gli altri spettatori stiamo cercando di emularla al meglio per arrivare in prima posizione. Allora, vediamo. Andiamo qua, quello tranquillo. Speriamo di non incontrare nessuno, perché il lato competitivo vuol dire non incontrare nessuno. E appena uno incontra uno, si nasconde o gli spara a tradimento, giustamente. Che mi sembra comunque un'ottima tattica, Questi ci riteniamo. Questo lo mettiamo qua, va bene, ok. Entriamo dentro casa. Non so perché sto facendo gli immateriali, onestamente, tanto non mi servono un cazzo. Però, comunque, proviamo, dai. Abbiamo le nostre band. Questa pompa, no, non lo prendo. Non prendo doppio perché il double pump non si fa. È una cosa brutta, ragazzi. Ci prendiamo un casino di cure, perché ci serviranno. Il double pump non esiste. E noi, ora, l'area è là. Ok, cominciamo ad avvicinarci piano piano, come farebbe uno competitivo. Hai ragione, dovevo cambiare la skin. Hai pienamente ragione, però possiamo dare... possiamo dire che praticamente sono uno shoppone. Quindi uno competitivo comunque shoppa perché gli piace il gioco. Gioca benissimo, non si diverte, quindi è proprio competitivo. E ci shoppa perché comunque vuole vedere il suo character bello. Quindi possiamo dire che comunque va bene. Competitivo e shoppone. Ad esempio, questo cespuglio mi piace. Ok. Ragazzi, questo cespuglio, ditemi se va bene. Vedo già una persona là in lontananza, ma non dobbiamo attaccare, perché ci farebbe scoprire. Quindi non è dal lato competitivo. Noi dobbiamo stare fermi qua, immobili. Ci esce un po' la testa, però speriamo nessuno ci veda. E dobbiamo aspettare l'aria, perché noi siamo dentro l'aria. Loro devono venire da noi. Noi, non noi da loro. Ok? Questo cespuglio mi piace, voto 10. Va bene, è perfetto, perfetto. Noi ci stiamo divertendo un casino, io mi sto divertendo un casino, ragazzi, a giocare così. Quindi, divertimento più competitivo, gioco della vita. Ok. Certo, trovare un cespuglio è meglio, però se non ci danno il cespuglio, noi andiamo dal cespuglio. Ah, mettiamo il pompa. Il pompa in mano. Se passa qualcuno dobbiamo shottarlo, giustamente. Ci mostri... Ah, ovvio, la mappa. La mappa è questa, ragazzi. Noi contiamo di fare da qua. Se l'area si chiude in questa zona, continuiamo a camminare così. Se invece si chiude qua, noi ci facciamo tutto il giro, cespuglio, cespuglio, fino a che arriviamo dentro l'area. Ok? Qua bisogna giocare competitivo, perché mi sono rotto le palle di morire. Ed è giusto? Guardando quello, è arrivato secondo. Ciao, grazie Mickey, io sono arrivato ottavo, settimo. Lui mi ha superato, mi ha battuto come classifica. Quindi vuol dire che lui gioca più competitivo di me. E perché non emulare un pro del competitivo che è arrivato secondo? Non perché era scarso, ma perché quello vale il ground. Quindi noi aspettiamo. Questo è giocare competitivi. Stare qui, fermi. Ogni tanto muovere la visuale, se no il gioco ci fa crashare per afghe e noi non lo vogliamo. Noi vogliamo giocare competitivi vincendo, arrivando secondi. Accetto il secondo, non accetto il terzo, ok? Io spero, ragazzi, che questo gameplay vi stia piacendo. Finalmente abbiamo capito come giocare competitivi. Come aggirare il sistema del fast building. Fast buildare non è necessario, ok? Ah. Perché mi incazzo quando sento queste cose che fast buildare o tutti fast builder. No, non si fast build. Tu non arrivi secondo perché fast buildi. Tu arrivi secondo perché ti nascondi dentro al cespuglio. E noi ci mettiamo dentro al cespuglio. Bravo, perché io Mickey, quel titolo io l'avevo fatto prima, fast buildando, facendo le cose alla Meat Ninja. Poi ho capito, ho avuto un'illuminazione. E qualcuno mi ha killato da giù con lo scopo in un cespuglio. E io sono rimasto tipo così, hai presente?
vago, capendo che la soluzione migliore... Ah, attenti. L'aria si è spostata, l'aria lontana. C'è un problema di fondo. Noi non ci arriviamo. Quindi ora ci dobbiamo mettere a correre come degli assatanati in cerca del competitivo e pushare. Senza farci vedere da nessuno. Non dobbiamo neanche fare una scala. Fare le scale non va bene. No. Scusate, mi incazzo. Quando sento fast building le scale mi incazzo. Scusate. Allora, noi dobbiamo stare alla larga dalle scale. Via. Via, le scale fanno male. Fanno creare il competitivo. No. Fanno creare il fast build, il divertimento. No, non ci si diverte in questo gioco. Bisogna camperare nei cespugli ed aspettare, perché noi siamo competitivi. E non ci arrivo. Accovacciato arrivo dopo domani, fra 4 partite. Quindi purtroppo non posso. Io spero di non incontrare nessuno. Il problema è che passiamo da Tilted. E questo è un gran problema. Abbiamo un medikit e 10 bende. Perché ci siamo equipaggiati bene per questo lotto competitivo. Però il portaforte in caso... Sì, come diversivo però. Come diversivo. Lo lanciamo a cazzo, così loro capiscono che c'è qualcuno là. E noi come Splinter Cell... Shhh, ne c'è spugli, fermo. Perché noi siamo competitivi. Ok, no, perché... tutto in caso. Ok. Ragazzi, ho i brividi. Mi sto divertendo come un pazzo. Mi sto divertendo troppo, perché io sono competitivo. Okay. Allora. Vediamo la Pleasant, stiamo lontane. Brutta Pleasant. Molto brutta. Io non posso fare le scale, perché non posso passare al lato oscuro del fast building, quindi ragazzi, niente scale. Hai ragione. Ma che cazzo mi servono i materiali? Io non ho bisogno. Tu non ho bisogno di voi, perché io sono competitivo. Non ho bisogno di quei materiali di merda. Che schifo. Fast buildare. No. Io gioco da competitivo, ok? E non mi fate incazzare. C'è il batticuore, io sto esplodendo di gioia giocando competitivo. Ora devo trovare un cespuglio, calmi. Questi sono attimi salienti. Qui si vede chi è competitivo e chi no. Trovare un bel cespuglio. Non ci sono cespugli. Il gioco ci vuole male. Il gioco ci sta facendo capire che non vuole che noi giochiamo competitivi, ma noi ce ne fottiamo. Questo è un bel cespuglio, secondo voi? No, questo non è buono. Questo non va bene. Non va bene, ragazzi. Sì, devo trovare un cespuglio buono, ragazzi. Perché il gioco ci vuole male? Dove sono i miei cespugli? Non ci stanno? E io cammino. No. Siamo sedicesimi. Attenzione. Perché noi siamo competitivi. Questo mi piace. Vediamo. No, è basso. Io ho la corporatura spessa. Ok, mi serve un cespuglio bello. Cespuglioso. Dov'è? Dai. Questo è bellissimo. Silenzio. Questo è il nostro cespuglio. Abbiamo trovato il nostro cespuglio, ragazzi. Abbiamo il nostro cespuglio. Piano. Dobbiamo solo aspettare e sperare che nessuno ci veda. Ragazzi, il competitivo è con noi. Ok. Siamo 12. Vedo qualcuno fast buildare là. Che schifo. Che vergogna. Ignoriamolo che è meglio. No, non ci facciamo neanche toccare. Che può darsi che ci trasmette il negativo. La cosa brutta di buildare. No. Non ci serve buildare. A noi serve vincere. Ok. Senza kill. Questo cespuglio non ti piace. Beh, il problema è che non... No.
fatto filare. Quello è la cattiveria. Quello è la... È il nemico. Quello che builda. Che schifo. Stava cercando di buildare. Che schifo. Quello che buildava. Voleva farsi build... Che schifo. Guarda che... Guarda! Che danneggia l'ambiente. Che vergogna. Sta danneggiando l'ambiente con le scale, raga. Con le scale. E questo non lo accetto. Non lo accetto. Non lo accetto. Io sono competitivo. Non lo accetto. Non lo accetto. Siamo 10. Calmiamoci. Annulliamo la nostra mente. Gli spari non esistono. Ok. Tranquilli. Tranquilli. In caso, ragazzi, abbiamo le nostre... I nostri diversivi. Risali, vai a riattaccare. Riattacca. Sì, sì. Mi sto divertendo troppo. Ciao Luca. Siamo 7. Siamo 7. Questo è il nostro lato competitivo. Challenge o cosa noi non facciamo le challenge. Noi siamo competitivi. Ok? Noi non facciamo le challenge. No, cazzo. Ci dobbiamo muovere. Dobbiamo correre. Dobbiamo cercare un altro cespuglio. Non ci devono vedere. Dobbiamo aggirare il sistema. L'ho trovato. Un po' piccolo come cespuglio, cazzo. Non è, non siamo in aria. Non l'ho visto. Perché sono dopo con il competitivo, ragazzi, mi dispiace. Errore mio, ok? Non incazzatevi. Sono sbadato. Cazzo, non va bene. No. No! Ci abbiamo... No! Devo farlo, ragazzi. Devo passare all'aria scura. Ho blindato. Che schifo. Ok. Siamo nel nostro cespuglio. Ragazzi, l'ho dovuto fare, scusatemi. Non volevo. Ma il lato competitivo a volte ti fa provare delle cose brutte e scomode. Che io non volevo, vi giuro. Ora noi dobbiamo giocare competitivi. Siamo 4. Siamo quarti. Brucia 9. No! No! Grazie per avermi fatto ricordare che avevo 9 di legno. Grazie.
hai uno spettatore in game che guarda il tuo lato competitivo. Perché lui ammira il nostro lato competitivo e vuole imparare come io ho guardato quello di prima. Lui ora guarda me. A me è servito, io sono quarto. Poco fa io non sono arrivato quarto. Ora sì, perché sono competitivo. Ok? No, buildare fa schifo. Non buildate. L'aria. Cazzo. Dobbiamo scappare, dobbiamo scappare. L'aria, non va bene. Non ci sono alberi, non ci sono cespugli, ragazzi. Non ci sono cespugli. Aspetta, forse ne vedo uno. Ce la facciamo, ragazzi. Quando io vi dico che ce la facciamo, noi ce la facciamo. Ora si passa alla parte fondamentale, ragazzi. Sembrare un cespuglio con un albero. Dentro un albero. Scusate. Sono teso. Sono molto teso. Ok. Dobbiamo giocare bene. Il building non esiste. È un'illusione ottica. Dovuta alla spinta meteorologica sugli alberi che fa crollare, fa disintegrare le fibre, che porta ai materiali. No, non siamo così cattivi. Noi siamo buoni. Noi siamo la vittoria. Ecco che la nostra preda si approccia alla prima. Ok. Lui è uno che fa sabita. Che vergogna. Bisogna eliminarlo in tutti i metodi possibili. Perché lui non può fast buildare. Ok. È il nostro momento. È il nostro cazzo di momento. Hai lanciarazzi. Quello è la parte oscura del gioco. Bisogna abbatterlo. Cazzo. L'aria è lontana. L'aria è fottutamente lontana. No! Pezzo di merda! Mori! Scusate, ragazzi. Noi dobbiamo vincere. Non ho più alberi né cespugli. È un momento tragico. Potrebbe essere la nostra disfatta, ragazzi. Muori, pezzo di merda! Tu non sai filtrare. No! Sì! Noi siamo forti! Noi siamo competitivi! Ehi, hey, io conto Tobias!